Hostess Emirates. L'Emirates è quello sì. L'aereo quello dei ricchi degli arabi, no? Avevamo 2 settimane per perdere peso, per attenerci agli standard di bellezza. Hai capito? Cioè, la Emirates ha obbligato le hostess a dimagrire perché non rientravano negli standard. Adesso non mi viene la battuta, ragazzi, però... adesso ci penso un attimo e ve la dico, dai. Cioè. Mamma, ho perso peso in aereo. Mamma mia, no, no, ci voleva un attimo. E beh, è la prima che mi è venuta, ragazzi. Non è che... Vabbè, comunque. Ce n'è un'altra, ce n'è un'altra. C'è kill. Mamma mia! Non è mia, non è mia, non è mia, non è mia, non è mia. C'è kill, signora, c'è kill, i kill, signora. C'è kill. Mamma, ho perso l'aereo, il film. Mamma, ho perso l'aereo, invece ho fatto. Mamma, ho perso peso in aereo. Mamma mia! Mamma, ho perso l'aereo al cinema. Mamma, ho perso peso in aereo. Okay. Ma basta! Vabbè, basta. Secondo me, se la dico ancora, piace, può piacere. Vabbè, non vi sfogate su questa, ok? Basta parlare di... che diamine, porca miseria. Comunque è vero, se ci pensi, le hostess hanno dei canoni di fisicità, no? Le hostess non possono essere magari o troppo magre, o troppo grasse, o troppo alte. Troppo alta la hostess sbatte la testa sulla cappelliera. Cioè, da delle testate alle cappelliere, tu, invece non... deve avere un'altezza di un certo tipo. Adesso mi sembra 1,70, adesso non le so le misure canoniche, no? Il seno deve essere un seno, può essere un seno prorompente esagerato, perché altrimenti, mamma mia, sai che tutti gli uomini quando passa lei nel corridoio, no, si girano tutti la testa di schiatto, tutto. Cioè, un casino, l'aereo si inclina o da una parte o dall'altra. Quindi le hostess devono avere una certa dimensione, diciamo, possiamo dire dimensione? Dimensione? Cosa? Dai! La Emirates ha detto alle hostess che devono dimagrire, perché si vede che erano un po' in sovrappeso. Gli ha dato avete 2 settimane di tempo per dimagrire, altrimenti niente, non... perché gli aerei delle Emirates ultimamente volavano bassi. Mamma mia! A bassa gola, vai. Il comandante sulla cloche così... Non viene su. Adesso poi sai che c'è quella che dice, no, adesso passeranno le hostess con i carrelli e vedi la hostess col muletto. Aiuto! Invece del carrello, il muletto. Vabbè, dai, ma oggi puntata così, ragazzi. Io sono cretino veramente. Invece sugli aerei della Ryanair, se ci fate caso, i passeggeri sono magri. Sai perché? Perché tu prova a chiedere un panino, 18 euro. Costa troppo la roba. I passeggeri sono magri, magrissimi. È vero. Allora, i voli Ryanair li trovi anche a 2 euro, 2 euro e 50, 8 euro, 9 euro. Sono andato a Bari, 9 euro. Ma che sei andato a fare? Non lo so, però spendevo di più a stare a casa, sono andato a Bari. 18 euro ho preso un caffè a Bari. È vero, però se tu ti azzardi ad alzare la mano mentre lo steward racconta il panino, cioè abbiamo il panino al bacon, al formaggio, e insieme ci sono i ravanelli, e poi ci sono le carote julienne, ti descrive il panino e tu dici: io voglio. Tutti quelli i passeggeri a bordo si girano verso di te e dici: no, alzato la mano, no, alzato la mano. E lo steward così prende sto panino, che panino confezionato, strizzato, sembra un panino che gli ha fatto la sauna dentro sto coso di plastica, tutto sudato, si vede che è proprio, è un panino informe. Glielo porta e insieme al panino c'ha il, come si chiama, il cashback, quello lì, come si chiama? Che cos'è? La macchinetta del bancomat, come si chiama? Della carta di credito. Il POS. C'ha il POS, tu puoi pagare un panino col POS. Sì, perché costa 27 euro quel panino. 26. E tutti i passeggeri, no, 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 no!
Mamma mia, ragazzi. Andrea, tavolo, questo è il verso che fai quando lo mangi.